La Regione e i vescovi marchigiani propongono 3 giornate per valorizzare il patrimonio turistico e spirituale delle Marche dal 3 al 5 ottobre a Fonte Avellana, Valle Remita, Abbazia di Fiastra e Loreto. Ce ne parla Vincenzo Varagona. Carlo Bo diceva che se San Francesco è nato in Umbria, il francescanesimo poi è nato nelle Marche, con un fiorire di figure, addirittura 3 papi, realtà religiose, monasteri che non hanno eguali altrove. Le Marche hanno coltivato questo patrimonio rendendosi nei secoli una regione molto appetibile, per questo visitata. Ora però occorre un salto di qualità e il presidente della giunta regionale Spacca, illustrandolo, invoca addirittura l'immagine del Cammino di Santiago. Gli eremi del nostro Appennino sono luoghi di bellezza straordinaria. Questo potrebbe far pensare, anche vista la loro diffusione puntuale, proprio un cammino molto intenso, molto interessante, che va da Pesaro, da Monte Fiorentino, fino giù ad Ascoli Piceno, ad Acquasanta Terme, ma ci sarebbe la possibilità di organizzare il cammino secondo tappe che ognuno, che rispondono ai desideri di ciascuno. Perché le Marche sul piano nazionale rispondono meglio di altre regioni? Ci sono stati degli eventi di natura religiosa di grosso impatto, come la Gora dei Giovani, l'incontro dell'Azione Cattolica, il congresso eucaristico nazionale, che ha fatto percepire anche a persone che sono venute in quelle occasioni che le Marche non sono soltanto un balcone affacciato sul mare Adriatico, ma che c'è tutto un entroterra e tutta una serie di valli e di percorsi e di piccoli centri, con una ricchezza di tradizioni, di valori e di laboriosità che si sono mantenuti al di là poi della crisi proprio e della secolarizzazione, diremo, per quanto riguarda il versante ecclesiale.